Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.
Un benvenuto a tutti voi, carissimi amici e telespettatori, dall'aula liturgica del Santuario di Paola. Celebriamo la veglia pasquale nella Notte Santa. Questa notte è diversa dalle altre notti, è una notte di luce. Nella nostra oscurità verrà acceso un fuoco, è la luce di Dio che illumina i sentieri della storia, che orienta il nostro cammino. Ascolteremo la parola di Dio che illumina la storia degli uomini, una parola antica che narra i grandi racconti della fede. Benediremo un'acqua a cui ognuno potrà dissetarsi, l'acqua del nostro battesimo. Prepareremo poi una tavola perché Cristo risorto si dona a noi come pane di vita, pane della speranza. Facciamoci illuminare con Cristo. Passeremo dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. Stringiamoci ora attorno al fuoco e disponiamoci alla preghiera con il silenio e il raccoglimento. La celebrazione è presieduta dal molto reverendo padre provinciale Francesco Trebisonda. Anima con il canto la corale del santuario diretta dal maestro Sonia Berardi. Il servizio liturgico è prestato dai giovani aspiranti dell'Ordine dei Minimi. Le riprese della Santa Messa sono curate dai tecnici di Lano Produzioni. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria, il potere per tutti i secoli dei secoli. Per mezzo delle sue piaghe, gloriose, ci protegga. E ci custodisca Cristo Signore. Amen.
La luce di Cristo che risorge glorioso, disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Lumen Christi. Nella notte di Pasqua, nella quale il Signore Gesù passa dalla morte alla vita nuova per sempre, la Chiesa celebra la Madre di tutte le veglie, nella quale tutto il mondo è desto, e fa memoria di Cristo che ha redento l'uomo con l'obbedienza al Padre. La Pasqua deve essere per tutti tempo di risurrezione. Con il battesimo, infatti, siamo stati incorporati a Cristo per morire con Lui e così risorgere alla vita nuova, alla vita tutta orientata verso Dio. Rinnoviamo oggi gli impegni assunti con il battesimo, rinunciando al peccato e alle seduzioni del male, per vivere integramente la vita cristiana, secondo la professione di fede che pronunciamo con la candela accesa. Lumen Christi. Lumen Gentium.
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui ho ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù d'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra nell'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. O immensità del suo amore per noi, o inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. O notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. Questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei tuoi ministri. Nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce, ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Possiamo spegnere le candele. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio
fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli e alberi che fanno ciascun frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Verbum Domini. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti, in alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione. Nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andiamo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Verbum Domini. Signore, è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Per
questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimori la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, i suoi carri e i suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani,
sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto, in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Insieme. Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. E il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone. Ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'anima afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di giurire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica gloria del tuo nome, la discendenza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta il numero dei tuoi figli,
perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza, nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Verbum Domini. Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia.
aggiungerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annunzio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre. L'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non darò a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Verbum Domini. Thank you.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai i precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai di vita eterna. Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa, chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.
vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Verbum Domini. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Come la cerva nelle corse d'acqua, così l'anima mia nell'ate, o Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva nelle corsi d'acqua, così l'anima mia nella te, o Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva nelle corsi d'acqua, così l'anima mia nella te, o Dio. Preghiamo. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento ci insegni a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera della tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Gloria in excelsis Deo.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Queste parole della liturgia risuonano per noi adesso in modo solenne. Gesù, l'agnello immolato, è risorto. Si fa per noi cibo e bevande di salvezza, aprendo per noi la via della vita eterna. Cristo risorto non è solo celebrato, ma è donato a quanti uomini e donne da Lui redenti si aprono alla meraviglia della Sua risurrezione. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte,
lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Verbum Domini. La gioia di essere liberi viene ora sottolineata con il canto dell'Alleluia. Cristo risuscita e con Lui anche noi scopriamo l'efficacia del suo messaggio di vita. Riprendiamo, dopo averlo sospeso durante la Quaresima, il canto pasquale dell'Alleluia e il canto dei risorti. Alleluia! Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia. Il primo giorno della settimana vennero al sepolcro a levar del sole. Il Vangelo appena proclamato ci dice che il messaggio della Pasqua subito si tinge di speranza, perché il fallimento di quella croce piantata sul Calvario di Gerusalemme non si consuma irrimediabilmente, ma reca con sé un seguito, e un seguito pure inaudito. Le donne che vanno al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù credono ancora che egli sia il loro unico maestro, e tali attese non restano deluse, perché il loro maestro, morto da fallito apparentemente su una croce dei romani, è davvero il vivente. E nelle chiese cristiane, come noi in questa notte, nelle chiese cristiane risuona forte l'annuncio di questa gioia grande: Cristo è davvero risorto. E questa notizia, tuttavia, reca con sé i connotati di un amaro realismo. Non sfugge a nessuno, infatti, la precarietà del tempo che viviamo, un tempo triste, vuoto, corrotto, prigioniero del dio denaro, in preda a passioni tristi,
che spesso fanno tramontare anche l'alto valore della giustizia. All'alba del primo giorno della settimana camminavano così anche le donne del Vangelo, tristi, deluse. Quasi ci piace immaginare il loro incedere verso il sepolcro. Procedevano a tentoni, con il buio nel cuore, sperimentando quanto fossero difficili la comprensione, la tenerezza, la solidarietà dei loro stessi conterranei e forse anche dei loro familiari. Eppure, senza mai stancarsi, a volte lo fa versando anche il sangue, la Chiesa, che annuncia da sempre che in Galilea Cristo vive. Ed egli parla, egli ci indica il senso reale della vita terrena, ci indica il modo giusto per rinascere interiormente. E vedete, lo scenario si ripete. Anche stasera si presenta dinanzi a noi una tomba vuota, dinanzi a cui purtroppo anche noi cristiani continuiamo ad essere divisi. E c'è chi non entra e quindi approderà ad un traguardo di scetticismo, di relativismo, ove tutto si vanifica, ove tutto perde di significato. Ma dinanzi a questa tomba vuota c'è anche chi invece entra, gettandosi con fede tra le braccia di colui che apre la strada ad una felicità senza insidie. Chi decide di entrare, infatti, fa di questo evento pasquale la sorgente freschissima della propria esistenza. Fratelli e sorelle, se stasera siamo qui, noi vogliamo entrare nella tomba vuota ed entrare non per piangere, ma per fare festa. Ed è questa la festa per cui ci siamo preparati nel corso della Quaresima. Festa che oggi è stata inaugurata finalmente dal solenne canto dell'Alleluia, con cui Cristo risorto ci rende uomini liberi, con cui Cristo risorto ci rende capaci di rinnovare il volto della nostra società, così come hanno fatto già San Pietro, Sant'Andrea, San Paolo, i santi martiri, San Francesco di Paola, tutti i santi, alla luce del Cristo risorto, hanno cambiato il volto della loro società. Cari amici, ecco il vero significato della Pasqua cristiana, un evento storico che ci invita a celebrare nella gioia il passaggio dell'uomo da una vita piena di guerra ad una vita trasformata interamente da Cristo e in Cristo. E Pasqua è anche quando accompagniamo i nostri cari verso il cielo. È Pasqua quando si bagnano i nostri volti con le lacrime della speranza che mai delude. In questa notte santa, se lo vogliamo, possiamo riappropriarci della nostra vocazione. E qual è la nostra vocazione? Noi siamo fatti per il cielo. Questo è il significato della nostra celebrazione. E questo tutto il significato della nostra chiamata alla vita cristiana. Noi siamo fatti per il cielo, non per la terra. Cristo ha vinto la morte e noi questa morte l'abbiamo vinta
con lui. Ecco l'annuncio della vita nuova. Assieme alla pietra ribaltata dal sepolcro è stata ribaltata anche la pietra di coloro che si sono rassegnati al corso di una storia che, grazie a Dio, è immutabile solo all'apparenza. Nella risurrezione di Cristo ci apriamo ad accogliere finalmente la bellezza e la misericordia di Dio. E per godere fino in fondo di questa beata speranza, dobbiamo fare un po' come San Giovanni, il discepolo amato di Gesù, che correndo senza indugio verso il sepolcro e trovandolo vuoto, Giovanni vide e credette. Cosa lo spinge a credere solo vedendo? Lo spingono a credere i segni rappresentati da quella pietra rotolata via dal sepolcro. Lo spingono a credere quelle bende, lo spinge a credere il sudario piegato in un luogo a parte. Ma vedete, tutto ciò purtroppo rimane insufficiente. Tutto questo non basta, perché alla fede basta solo l'amore. La marcia in più del cristiano è l'amore. Quel discepolo, insomma, si è lasciato amare da Dio e quindi ha creduto, si è affidato al suo Signore, a quelle parole incomprensibili che in realtà nascondevano una grande verità, e questa verità è l'amore, la verità di tutti i tempi. E cosa ci dice l'esperienza di Giovanni? Il Signore risorto non è riconoscibile solo con i nostri sensi. È necessaria una via superiore di conoscenza, quella stessa percorsa talvolta anche dagli atei che poi si sono convertiti. E questa via superiore che supera la conoscenza, capite bene, è l'amore. E allora partiamo da questa Pasqua per orientare di nuovo l'esistenza dentro questo orizzonte che è solo dei cristiani. Questo orizzonte non è di nessun'altra fede sulla faccia della terra. E sapete perché? Semplice. Nessun altro maestro è ritornato vivo dal regno dei morti. Persino Lazzaro, sì, egli è risuscitato, ma giunta la sua ora è tornato nuovamente nel regno dei morti. Gesù invece è quel chicco di grano morto da solo nel terreno della croce, e da questo terreno, in questa notte santissima, è germogliato. La Pasqua quindi non è altro che la storia di un piccolo seme, divenuto poi un grande albero che con i suoi rami copre tutta la terra, sì, copre tutta la terra, tutto l'intero universo. Ed è una logica questa, che rimarrà per sempre la regola alta della vera vita, perché questa è la proposta di Cristo. Questa è stata la vita di Cristo. Il seme che muore da solo nel terreno produce molto frutto. Una nuova chiave di lettura che a partire da questo giorno spezza la prepotenza, piega l'egoismo e persino trasforma l'odio
e la vendetta. Pasqua, allora, è un chiaro invito alla conversione, a cambiare prospettiva per guardare alla speranza e riscoprire Cristo come quell'albero che affonda le sue radici, sì, nel terreno della storia, ma affonda le sue radici anche nel cielo dell'eternità, facendo confluire in un unico intreccio la debolezza e la grandezza, sia per chi crede, sia per chi dubita. Carissimi fratelli e sorelle, concludo. Nonostante i tempi duri che viviamo, a partire da questa Pasqua possiamo dire che un altro mondo è possibile. È possibile un uomo nuovo più conforme a Cristo e non agli schemi di questo mondo, quegli schemi che imprigionano l'uomo dentro logiche impregnate di iniquità, potere, corruzione. E purtroppo, anche qui da noi, in mezzo a noi, nei piccoli e nei grandi contesti umani, sociali e religiosi. E allora spalanchiamo le porte del nostro cuore a Cristo. Facciamolo come ha fatto Maria nel silenzio dell'Annunciazione. Facciamolo entrare nella nostra vita e la nostra vita inevitabilmente si aprirà alla gioia. Non solo, con Gesù nel cuore contageremo tutti coloro che vivono ancora prigionieri nella notte buia del Sabato Santo. Amen. L'alleluia pasquale risuoni nei nostri cuori, perché Cristo è risorto. L'inno di esultanza elevi questa santa assemblea, perché il Signore della storia è vivo per sempre. Tristezza e angoscia lasciano spazio alla gioia, perché il risorto è sempre con noi. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza,
ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con l'acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Pertanto vi chiedo, rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Cantiamo insieme. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Yeah.
Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato eleviamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della risurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Benedici il Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra. Dove regnano guerra, violenza e terrorismo, possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni che in questa notte ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti. La luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte, ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno di noi custodisce nel suo cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Spegniamo le candele. Adesso, a nome della Chiesa, il sacerdote offrirà a Dio il pane e il vino. Per opera dello Spirito Santo questi doni diventeranno il corpo e il sangue di Gesù. Siamo venuti nella notte come pellegrini in cammino verso la meta. Il viaggio non è facile e talora la stanchezza si fa sentire. Proviamo la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Tu, Signore risorto, pane spezzato per la salvezza del mondo, donaci quel cibo che ci nutre della tua stessa vita, che ha sapore di eternità. Oh.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti, scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E Lui, il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Sanctus, Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il nostro Padre San Francesco e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Questo pane spezzato e questo calice versato sono la forza del cristiano, che rigenerato dall'acqua del battesimo vive la nuova vita di figlio di Dio ed è chiamato ad essere nel mondo testimone della Pasqua, segno di riconciliazione e di pace con tutti gli uomini,
perché da questa notte impariamo come Dio cambia il corso della storia con la potenza del suo amore salvifico. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In questa veglia, Signore Gesù, apri i nostri cuori alla speranza e infondi in noi gioia e forza. Non ci fanno più paura le notti che dovremmo attraversare, le zone buie nelle quali ci troveremo. Tu hai acceso per noi un fuoco che scioglie le nostre membra indurite dal freddo dell'egoismo e della cattiveria. Tu ci offri una luce che rischiara il nostro cammino. Non ci fanno più paure i lunghi silenzi che dovremmo affrontare quando non abbiamo facili risposte di fronte al dolore degli uomini, di fronte alla miseria del mondo. Tu pronunci una parola d'amore, culmine di una lunga storia in cui Dio si fa compagno di strada, nostro alleato e nostro liberatore. Non abbiamo paura neppure dei deserti che pur dovremmo percorrere. La tua acqua estingue ogni sete e ogni arsura. E quando ci fermeremo sfiniti dalla fame e dalla stanchezza, tu preparerai per noi la mensa e spezzerai per noi il pane, il tuo corpo spezzato per la nostra salvezza. All'alba di quel primo giorno, inizio non solo della settimana, ma di un'epoca nuova. Le donne si recano al tuo sepolcro, Gesù, per compiere un gesto di affetto, per ungere il tuo corpo con oli profumati. Il loro amore per te le spinge a trattare il tuo corpo con cura, ma è un morto che pensano a una persona ormai senza vita. Ecco perché la loro sorpresa e la paura che provano perché avvertono che qualcosa di grande è accaduto. Sì, Gesù, tu sei vivo. La morte non ha potuto tenerti a lungo nelle nostre mani. E ora tu dai appuntamento ai tuoi in quella Galilea dove tutto è cominciato, nel cuore della storia, su una terra bagnata di sangue e di sudore
lì tu sei pronto ad incontrare i discepoli. Signore Gesù, crocifisso e risorto, apri i nostri cuori e accendi il nostro cuore. Preghiamo. Infondi in noi, Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Carissimi, prima di salutare la Vergine Maria e di congedarci, è doveroso da parte mia rivolgere a tutti voi gli auguri di una santa e felicissima Pasqua. L'augurio mio è anche l'augurio dei frati e delle suore del nostro santuario. All'augurio che rivolgo anche a tutti coloro che ci seguono attraverso i nostri mezzi di comunicazione si aggiunge un sentito ringraziamento per tutto quanto vissuto in questi giorni di grazia e soprattutto nel corso della Quaresima e non ultimo della Settimana Santa che questa sera portiamo felicemente a compimento.
Primo ringraziamento ai miei confratelli, a tutti indistintamente, ai giovani in formazione che assieme a Padre Domenico hanno un po' sistemato, organizzato, curato nei minimi particolari tutte le celebrazioni della Settimana Santa. Ma vorrei sottolineare un aspetto che non è secondario. Se tutto questo è stato possibile, è soprattutto grazie al vostro aiuto e al vostro contributo. Io lo dico sempre, noi frati e senza voi, fratelli e sorelle, non potremmo far nulla. Quindi grazie soprattutto a voi e penso che un grande applauso ve lo meritiate. Con tutto il cuore è l'applauso che vi facciamo noi e i frati di questa comunità. Allora mi perdonerete se mi sfugge qualcuno, intanto vorrei ringraziare tutti i gruppi e tutti i movimenti che animano la vita liturgica, pastorale e di carità del santuario. Un grande grazie a Fiamme Argento, al maresciallo Rocca, ai volontari del nostro santuario con Giovanna Di Natale. Un grande grazie a Lucia Veltri e ad Adele Calomino, insieme a tutto il terzo ordine dei minimi, non solo di questa comunità, ma anche delle comunità limitrofe alla Fraternità di Paola. Grazie veramente per la vostra vicinanza che sentiamo forte. Un grazie a tutti voi. Perdonatemi se ho dimenticato qualcuno, ma non posso non citare la corale del nostro santuario diretta da Sonia Berardi e da Valentino Chiuzzi, che hanno curato anche loro le liturgie di questi giorni santi. Grazie anche a voi, un applauso, penso che è meritato. Li sentiremo ancora cantare in queste giornate, anche prossimamente. Il 2 aprile la festa di San Francesco, poi avremo le feste di maggio e saremo in loro compagnia in altri momenti. Un applauso grande grande, me lo dovete permettere, ai nostri tecnici di LAN Produzioni, Adriano, Francesca, Ottavio, tutti gli altri che insieme a loro lavorano. E un grande grazie a quell'uomo che sta in alto, piccolo, grande uomo, Mario, che ha sistemato l'amplificazione, finalmente, della nostra Chiesa. Grazie, Mario. Un pensiero per le vocazioni. Io so, ne sono certo, che pregherete per le vocazioni nella famiglia di San Francesco. E quindi una preghiera speciale ancora per i diaconi del nostro santuario e per i nostri confratelli indiani, neosacerdoti, hanno preso messa a gennaio, a dicembre e a gennaio, preghiamo soprattutto per loro. Non li vedete sull'altare, ma stanno sopra il monastero con le nostre monache, perché anche lì in monastero stanno celebrando la notte della Pasqua, quindi preghiamo anche per loro. Ti viene in mente qualche altro? Ci siamo tutti. Auguri di Santa Pasqua. Nell'omelia dicevo che a partire da questo giorno, da questa notte, un uomo nuovo è possibile in famiglia e nella società. Prendiamo un piccolo impegno da portare avanti con costanza e tenacia per essere uomini e donne nuove alla luce della risurrezione, benedetti dal nostro San Francesco. Salutiamo la Vergine Maria dandole l'annunzio della risurrezione. Regina Celi,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. In questa santa notte di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio, che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa della Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Abbiamo celebrato la Santa Messa della Veglia Pasquale nella Notte Santa dall'Aula Liturgica del Santuario di Paola, la casa del patrono della Calabria. Termina qui il nostro collegamento. Buona Pasqua a tutti voi dalla regia dei Frati Minimi e da me, Fra Raffaele, che vi parla. Vorrei ricordare l'appuntamento delle dirette per domani mattina alle ore 9, alle ore 11.30 con la Santa Messa della Risurrezione del Signore, sempre su questa diretta su YouTube e su www.santuariopaola.it. Seguiteci sempre numerosissimi e vi saluto con le parole del nostro San Francesco. Vi accompagni sempre la grazia di Gesù Cristo benedetto, il più grande e più prezioso di tutti i doni. Buona serata e buona Pasqua.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.